ovviamente mi corre l'obbligo di ringraziare tutti quelli che hanno lavorato prima di tutto per ottenere un'elezione di questo tipo, indipendentemente da chi adesso sta ricoprendo questo ruolo. Prima di tutto, quindi, i due consiglieri che avevano dichiarato la loro disponibilità, che erano stati proposti anche da altri consiglieri e che hanno preferito, in una logica di coesione, ritirare la propria candidatura. Quindi l'avvocato Fleres e Rosario Trischitta, e vi prego di fare un applauso a loro più che a me. Hanno dimostrato qual è lo spirito di un'unione, in questo caso l'unione dei comuni, non la ricerca del vantaggio personale, ma la ricerca del vantaggio collettivo. E questo è quello che secondo me deve essere lo spirito che dovrà animare i nostri lavori da ora in poi. Permettetemi anche di ringraziare la Giunta, che per la sua parte ha lavorato nella persona del Presidente che è qua, ma anche del Sindaco Restipino e del Sindaco Paratore, che si sono spesi per quanto era nella loro competenza e per quanto era oltre la loro competenza, anche per la loro buona volontà, per il loro buon senso, di arrivare personalmente a un risultato forte di questo tipo. E questo secondo me è il miglior messaggio che lanciamo all'esterno. Da oggi si apre una fase nuova in cui sia la Giunta che il Consiglio prende coscienza che non è più il momento di fare lotte di quartiere o lotte personali, ma è il momento di andare avanti insieme, soprassedendo anche in alcuni casi alle formalità, naturalmente rispettando il valore sostanziale della forma, che in alcuni casi è così. Io nel mio intervento iniziale, in cui ho discusso della possibilità o meno di tenere il Consiglio e di rinviarlo, ho evidenziato, mi preme farlo di nuovo, il fatto che comunque i consiglieri che non sono presenti erano stati avvisati, che è fondamentale, e non potevano partecipare per una loro mancanza. Quindi non è un discorso di tardi, ora di tardi, ricorsi o di quant'altro. Ora noi lavoriamo in questo senso, le formalità utilizziamole perché la forma è sostanza, ma non ci facciamo bloccare nella palude delle formalità, che è quello che succede spesso nella pubblica amministrazione. Andiamo avanti mettendo in campo le energie migliori di questo territorio, sia per quello che riguarda il Consiglio, quindi utilizzando tutti i consiglieri, dandogli la possibilità di essere protagonisti, sia per quello che riguarda, come dicevo prima, la società civile e l'esterno, aprendo l'unione a tutti quelli che vogliono collaborare. Ripetendo, l'avevo detto prima e lo ripeto adesso, che a differenza di quello che appare l'opinione pubblica, l'unione non dà contributi e ha pochi contributi che bastano solamente per la gestione ordinaria, ma allo stesso tempo è uno strumento formidabile se viene interpretato nel senso giusto del volontariato, che faceva riferimento ad esempio il consigliere Moschella, della disponibilità delle persone a dare il meglio di loro, non per il risultato personale ma per il risultato di tutti, che a sua volta poi è un risultato personale, perché se cresciamo come zona ognuno di noi ne trae un vantaggio. E questo forse per troppo tempo non l'abbiamo fatto ed è arrivato il momento di farlo. Io ci metterò il mio impegno e ringrazio singolarmente ognuno di voi per questo risultato, che è sicuramente esagerato, se vogliamo, siamo in democrazia, assolutamente ci vorrà lo scrutinio segreto. Anche chi ha votato scheda bianca ha lanciato questo messaggio: io ci voglio stare, non sono del tutto convinto, ma ci voglio stare e voglio essere convinto, mi auguro di essere convinto. Lavoreremo in questa direzione. Grazie di nuovo.